Expo per affari italiani. Siamo a City Tech, dove si è parlato anche del progetto Mind, che rilancerà l'area Expo. Si poggia su tre pilastri che lei ci illustra brevemente. Mind è il progetto di riqualificazione dell'area dove si è svolta la manifestazione universaria di Expo 2015. Il progetto prevede la creazione di un grande ecosistema dell'innovazione in cui tre grandi funzioni pubbliche che sono Human Technopole, il nuovo campus dell'Università Statale di Milano che accoglierà le facoltà scientifiche e il nuovo ospedale Galeazzi faranno da attrattori di funzioni private e di investimenti privati. In quest'ottica della creazione di un grande ecosistema dell'innovazione, in cui l'innovazione diventa il filo conduttore che unisce e che possa favorire la contaminazione tra investimenti delle imprese e investimenti pubblici. Stiamo cercando anche di realizzarlo senza aspettare un futuro lontano, ma creando già le condizioni oggi di questo ecosistema, quindi con il coinvolgimento delle menti più giovani, degli studenti che lavorano su materie che possano centrare con questo sviluppo, in modo tale da coprogettare con giovani che domani saranno anche i protagonisti della vita di Mind. Stiamo coinvolgendo, abbiamo fatto una call per attrarre le imprese che possano venire già da subito a testare le proprie sperimentazioni e tecnologie che poi saranno protagonisti dello sviluppo di domani. E così creando così le condizioni perché questo ecosistema diventa oggi già presente in vista del Mind complessivo che ospiterà a regime 50-70.000 persone che lavoreranno e vivranno e che speriamo potranno respirare quotidianamente quest'aria di innovazione.